ci dovremmo quasi essere. Ok, ah sì, anch'io lo vedo, avvio registrazione. Eccoci qua, ci siamo, ci siamo. Ciao, ciao a tutti. Massimo, ciao, quanto, quanto tempo, qualche anno. Sono con la super Alicia Griffanti, nonché la diva del tubo, nota su YouTube come la diva del tubo, ma attualmente è molto più attiva su Instagram, vedo che fa un sacco di Instagram e su TikTok, anche perché TikTok, esatto. TikTok dà un sacco di soddisfazioni, tante visualizzazioni, quindi, quindi ci un po' sono meglio anche su TikTok, hai visto? Visto YouTube invece è un po' decaduto YouTube, diciamo. Ah, un po' decaduto, vabbè dai. Comunque ti riprenderai anche su YouTube, fai un po' magari qualche video un po' più. Adesso sto facendo qualche video così, un po' per noia, però vabbè, principalmente Instagram e TikTok ormai. Ah, vero, vero. Mi dovrò chiamare la diva di TikTok. La diva di TikTok, comunque ci sono anch'io su TikTok, sono entrato. Sì, lo so che ci sei, lo so. Qualche video così, insomma. Sì, ma sì, perché sì. Qua la nostra Alicia? Beh, intanto lascerò il link del suo canale YouTube in descrizione, quindi iscrivetevi perché fa video particolari, insomma, è molto, molto interessante. Tra l'altro è anche delle canzoni, visto che ultimamente stai. Sì, ultimamente ho fatto Ricca e Stronza, però per farti capire la differenza l'ho messa su YouTube e mi ha fatto, non lo so, 30.000 visualizzazioni, così. Su Instagram 400.000, cioè per farti capire Instagram e YouTube. Lo so. C'è di questa differenza, però c'è da dire che secondo me quelle di YouTube sono di qualità diversa. Cioè, non so, ad esempio, faccio un esempio, prendi PewDiePie, no? Che ha 100 milioni negli anni, ma è comunque conosciuto a livello mondiale. Il ragazzino, come si chiama, Kaby Lame su TikTok, anche lui più o meno è sui 100 milioni, però credo che sia una valenza un po' di un peso diverso, so, almeno credo, poi non so. Guarda, dipende un po' più che altro perché PewDiePie è vecchio, cioè tanti anni che c'è, sì. Mentre TikTok è da poco, quindi è chiaro che metti a confronto un personaggio storico con un personaggio nuovo. Sì, quindi sì, diamo sì. tempo al tempo ai TikToker, dai. Vedremo che succederà. Comunque, invece, oggi la diva YouTube è qua perché, beh, a parte che è un'amica e mi fa molto piacere vederla, ma anche perché ho visto un suo video dove lei diceva di essere una narcisista perversa certificata. Siccome io faccio sempre video sui narcisisti, allora mi interessava capire un attimino, insomma, questo discorso qua del narcisismo. Perché hai sentito l'esigenza di farti certificare e perché pensi di essere narcisista comunque? Allora, per l'esattezza mi hanno diagnosticata narcisista con tratti psicopatici. Ah, addirittura. Questo non me lo aspettavo, però mi è diagnosticato questo. Ma guarda, io ho sempre avuto il sogno nella vita, che è un sogno strano, però essendo io appassionata di psicologia e adorando me stessa, sì. Ovviamente in quanto narcisista, ho sempre avuto il desiderio di avere una diagnosi, o comunque se non una diagnosi, comunque un parere sulla mia personalità, un parere esperto sulla mia personalità. E quindi ho deciso di contattare questo psicologo che mi ha fatto vari test e colloqui, ovviamente, perché un eventuale disturbo non si capisce in un testo, in una seduta, bisogna fare vari colloqui, vari test. E quindi alla fine di tutto mi ha diagnosticata narcisista con tratti psicopatici e proprio patologici. Io non pensavo di essere patologica perché ho sempre detto sono narcisista così, no? Invece no, lui mi ha detto proprio patologica e grave. Perché miseria. Pure grave. Ma sai, io non lo so, io credo che al di là di tutto dipende poi da come ti senti tu. Ad essere così, ad essere narcisista con tratti psicopatici, ti senti bene, sei felice? Nella vita? Sì, in generale, sì. In generale io mi sono sempre sentita comunque un po' diversa dagli altri, ma non in modo che l'ho sofferto, anzi io mi sento superiore agli altri proprio perché è diversa. Però mi sono sempre chiesta, ma questa mia diversità
come mai, voglio dire, come mai ho sempre avuto relazioni tormentate, cose del genere, no? E quindi no, io, cioè, diciamo che si sta bene essere narcisisti, perché solitamente si ha successo, cioè si va a ricercare il successo, la ricchezza, quindi poi alla fine ti ritrovi famosa con i soldi e con tutti i schiavi ai tuoi piedi, e quindi male non si sta ad essere narcisisti, anche se pure noi soffriamo, diciamo così, talvolta. Ecco, prendiamo per buono, visto che te l'ha fatta un professionista, diciamo, questa certificazione, diciamo, questo green pass del narcisista. Pass. Poi tu parli malissimo di noi, Massimo, ogni volta che vedo qualche tuo titolo, qualche tuo dico, bastardo, parla male di me. Io sai che di te invece ti voglio bene, perché penso che tu non sia, cioè, credi di essere narcisista, ma magari lo sei anche, però credo che hai un filo, un filone, insomma, dentro. Ma guarda, io mi sono sempre sentita così, beh, questo lo sai, comunque sono una persona che appunto ha degli ideali di tipo narcisistico, no? Soldi, successo, ricchezza, fama, schiavi, superiorità, questa è una cosa che ho. Poi che sia o no patologico, non lo so, questo lo ha detto un professionista, quindi poi sai, il confine tra patologia e non patologia è sempre un po' così. Ma guarda, cioè, io non penso... è una scienza esatta la psicologia, credo. No, no, ma io penso anche questo. Chi sente le voci può essere diagnosticato schizofrenico, oppure se lui pensa di essere in contatto con un mondo superiore, apre uno studio, fa il medium e ha risolto il problema, diciamo. Capito, sì, alla fine va sempre preso un po' con le pinze, diciamo. Però, diciamo, come struttura di personalità, quello sì, ma quello penso sia evidente anche dai social, insomma. No, vabbè, sicuramente è un aspetto egocentrico, ma comunque questo... E poi c'è questo aspetto degli schiavi, no? Che tu hai, che adesso mi interessava un po' anche vedere questo tema. Perché ho visto anche un tuo video dove dici che De Vecchio, che... Credo che sia un tuo schiavo americano, no? Se mi sembra. Sì, sì, sì. E hai detto, si è venduto la casa per regalarmi i soldi, non so, ci racconti un attimino questa... Perché se funziona, cioè, dai. Ma sì, praticamente questo mio schiavo vecchio, che non è ricco, attenzione, perché poi pensano siano ricchi questi qua, invece non sono ricchi, sono dei malati mentali, diciamo. E si è venduto la casa per me, sì. E mi ha dato i soldi della casa, adesso in affitto. Vabbè. Quindi sì. Ma questo tra l'altro è americano, non mi sembra di aver capito. Sì, esatto. Che tu hai conosciuto come, in qualche social? L'ho conosciuto su internet. Sì, su internet, sai che io vendo video fetish di dominazione, quindi mi ha contattato a lui e lui è completamente sottomesso a me, cioè si è rovinato per me, ha anche fatto l'assicurazione sulla vita, quindi se schiatta mi becco i soldi. È strano questa, come ti spieghi tu questa, perché fosse una persona con la quale magari sei una relazione, ma questo forse, non so se l'hai mai visto, forse una volta ho visto. L'ho visto, ma assolutamente nessun tipo di contatto fisico, relazione sentimentale, niente di tutto questo, assolutamente. Ma tu come mi è devoto? Questa loro forma mentale, perché comunque tu, come dire, uno potrebbe chiedere a una psicologa, magari ti dà una sua risposta, però tu che sei... Però praticamente che vivi la cosa, magari è una tua idea. Io credo che ci siano questi uomini che sono così attratti da donne superiori, diciamo, e che quindi si donano tutto loro stessi, sì. Ma qual è il meccanismo, secondo te, mentale che li spinge a fare questo? Questo non lo so, perché io non avendo mai provato ad essere sottomessa, essendo io dominante, ti posso dire... Da parte mia, però da parte loro non ne ho la minima idea, cioè io non lo farei mai di donare tutto a una persona. Tra virgolette sconosciuta, perché fosse, non so, una... sconosciuta, però diciamo famosa, sì. È come se tu ti prendi una cotta per un personaggio della TV,
per dire, e ti doni a questa persona. Quindi sconosciuta no, perché noi che siamo su internet, come anche te, ti conoscono, quindi sconosciuto per me, semmai. Sì, 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 no, 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 sconosciuto nel senso che non vi conoscete reciprocamente, o comunque specialmente, certo, sì, diciamo, sì, sì. Lui ha una tua visione, diciamo, del, via web, insomma. Sì, comunque, sì, tra i due, sinceramente, credo che il patologico sia lui e non sei tu, perché, come dire, se trovi un fesso che ti regala la casa, beh, un problema certo. Tuo, non credo che no, sia... No, no, certo, questo assolutamente, sicuramente è così, però è anche vero che anche lì bisogna valutare cosa è patologia, cosa no, perché alla fine regalare soldi a una persona è lecito, ecco, quindi... No, infatti, no, no, è una patologia nel senso che fai una cosa comunque strana, e comunque io sì, credo che, a differenza, cioè, credo che sia, come dire, tu non è che hai fatto una circonvenzione di incapaci, come potrebbe fare, che ne so, una badante che va a manipolare il vecchietto certo. di 90 anni che non dice niente. Questa è una persona in grado di intendere e di volere, che ha fatto una scelta, e quindi anche se per l'opinione pubblica devo dire che i commenti che ricevo e cose del genere, molti sono, cioè, dicono invece che noi donne ce ne approfittiamo di uomini deboli, però è così, va così, cioè gli uomini a che servono? Ma secondo cioè, ti cito il titolo di un vecchio libro degli anni 70 che ho letto, che si intitolava O si domina o si è dominati. Secondo te è vero questo titolo? Può essere vero, sì, ecco. Nella vita alla fine o sei da una parte o sei dall'altra. E io ho rapporti stretti solo con persone che comunque a me in qualche modo si sottomettono. Però io ho una personalità appunto di questo tipo, quindi per me non esiste un rapporto paritario, esiste solo quando si parla sempre di rapporti stretti, ovviamente, esiste solo la sottomissione dell'altra persona, che sia in amicizia, che sia sul lavoro, che sia cioè in qualsiasi campo, ecco, non riesco a tenere rapporti paritari. Quindi un maschio alfa non ti innamoresti mai di un maschio alfa, un maschio dominante? Allora, l'amore è un'altra questione, perché comunque l'uomo zerbino è impossibile che mi faccia innamorare, però deve essere comunque un uomo un po' più dominante degli altri, ma che comunque si approccia a me in maniera sottomessa, cioè in maniera da innalzarmi, diciamo così. Altrimenti non c'è trippa per gatti. Ma innalzare te per, diciamo, abbassare lui o diciamo crescere entrambi? No, cioè l'uomo deve abbassarsi lui, sì. Cioè, sì, comunque deve farlo, anche se comunque ti dico, alla fine poi mi sono sempre presa di persone che comunque non si facevano controllare totalmente, perché io, essendo molto maniaca del controllo, vado fuori di testa quando perdo il controllo sull'altra persona, e tu fai questi discorsi nei tuoi video, sì. Quindi questo è abbastanza... Ho visto una volta che tu, tanto possiamo citarlo perché hai fatto tu un video pubblico, ho visto che hai fatto un video con Fabrizio Corona. Sì. E lui come tipo potrebbe essere un maschio alfa, diciamo, a parte tu. Sì, lui è molto dominante, infatti a me non mi è piaciuto, cioè nel senso conoscerlo poi dal vivo, non c'è stata connessione tra me e lui, perché lui è proprio molto molto dominante. Quindi lui può piacere a una donna che abbia un po' di spirito di sottomissione. Quindi tu, diciamo, stile Fabrizio Corona, cioè nel senso, a parte le vicissitudini che ha avuto, questo è un altro film, non ti no, prende, insomma. No, non c'è proprio neanche un'amicizia. Quando un'altra persona, che sia uomo, che sia donna, è così dominante nella sua vita, cioè proprio come carattere, è molto difficile che con me si riesca ad innescare proprio solo un tipo di rapporto, capi? Qualsiasi rapporto. Infatti io devo dire che amiche o amici narcisisti non ne ho, se non magari con dei tratti, magari sì, ma proprio narcisisti come Fabrizio Corona, per dire, no, cioè non ho amicizie, non ho mai avuto rapporti di questo tipo.
sempre con persone che comunque sono, anche se non totalmente sottomesse, però che comunque rispetto a me stanno un passo indietro, diciamo, nel senso che sono io comunque sempre la star, ok? Vuoi essere sempre al centro? Che segno sei, Alicia? Leone. Ah, Leone, quindi... Sì. Hai anche... Vabbè, e ascendente lo sai? Bilancia. Ah, bilancia, quindi l'estetica con l'egocentrismo messo insieme. Sì, quindi narcisismo puro, eh. Ma senti, ma ad esempio, io ho visto che tu invece parli spesso dei tuoi ex, che insomma li perseguiti da un certo punto di vista. Com'è questa storia? Cioè, perché così ti fai anche un po' terra bruciata, no? Perché uno dice, cavolo, se vado, cioè, per dire, corteggio a Liscia, poi dopo, se finisce la relazione, questa per il resto dei miei giorni mi perseguiterà. Sì. No, allora, intanto lo faccio perché ho proprio visto che questi tipi di video, soprattutto su TikTok, vanno. Quindi la scelta di fare video di umiliazione verso gli ex è innanzitutto dovuta al fatto che la gente apprezza, guarda, perché si ritrovano, no? Cioè, alla fine tutti quanti hanno un ex per cui rosicano, e quindi i video contro gli ex... funzionano un po' a tutti, a chiunque ha un ex, quindi. Però ti dico, allora, non ho paura di farmi terra bruciata, prima perché io non cerco relazioni, anzi, più mi stanno lontani, meglio è. Nel senso, io proprio non è una cosa che cerco nella mia vita, quindi non ho nessun interesse a tenermi buoni gli uomini intorno a me, che comunque... mi corteggiano lo stesso, anche se gli do il referto dello psicologo. Anzi, io dico, guarda che sono psicopatica, cioè ti rovino la vita. E però alcuni, magari con spirito d'avventura, ci provano lo stesso. Però diciamo che io non cerco relazioni intese come relazioni normali, ecco, diciamo così. Io ho sempre vissuto così l'amore, in una maniera... in cui mi ossessiono, infatti io dico che io non amo, io mi ossessiono dell'altra persona, e quando poi l'altra persona per qualche motivo si ribella a me, allora lì divento cattivissima, cioè il mio obiettivo di vita diventa rovinare la sua di vita, e lo faccio in tutti i modi che mi sono possibili, persecuzioni varie, eccetera. E, perché allora, per il mio punto di vista, e questo magari può essere utile anche alle tue seguaci che hanno ex narcisisti, eccetera, il punto è che io non concepisco che una persona che io reputo di mia proprietà, perché io sono possessiva, quindi per me un partner è mio, cioè è proprio un mio oggetto, un mio animaletto, ok? Io lo vedo in questo modo. E, per me lui non ha diritto di vivere dopo di me, cioè, e quindi è questo che mi spinge a rovinarli affinché non possano vivere felici, e, capito? Quindi io credo che nelle relazioni io dia proprio il massimo del mio narcisismo, perché proprio io non concepisco, cioè, ma il fatto che una persona possa continuare a vivere senza di me, cioè, mi fa proprio star male, per quello ti dicevo, anche i narcisisti soffrono. Perché ci sono delle situazioni che ti fa star male, proprio l'idea che uno dopo di te possa andare avanti, col cazzo che vai avanti, cioè ti distruggo così non vai da nessuna parte. Io infatti ti avevo conosciuto qualche anno fa, che avevi in testa una persona che però, vedendo un po' i tuoi video, mi sembra che ce l'hai ancora in testa in qualche modo. Assolutamente, ma lui è mio, cioè lui è mio. E per quanto lui possa scappare, bloccare, adesso sono bloccata, c'ho il no contact, però per quanto lui possa scappare, bloccarmi, insultarmi, tutto quanto, lui non potrà liberarsi di me. E poi lui è anche uno che torna dal carnefice, quindi c'è una situazione particolare. E quindi sì, cioè io sono molto molto ossessiva, però ecco, io non ho, di solito non ho più relazioni, ne ho solo una, cioè di solito ho solo una persona in testa,
Infatti, di solito invece i narcisisti hanno più relazioni. Io ho chiesto allo psicologo questa cosa e lui mi ha detto che si intendono relazioni non solo sentimentali, cioè anche con lo schiavo è una relazione. Mm. E quindi se andiamo a pensare al partner, lo schiavo, l'amico sottomesso, è quello e quell'altro, alla fine effettivamente ho tante persone sotto di me, diciamo così. E, capito? Quindi, anzi, lo psicologo mi ha detto che non c'è differenza tra, per me, non c'è differenza tra uno schiavo e il partner. L'unica differenza è che il partner, magari me lo scelgo ribelle proprio perché quello mi fa innamorare. E quindi c'è tutto questo coinvolgimento dovuto al fatto che magari non vado a scegliermi una persona semplice da sottomettere. Mm. Però io che seguo i tuoi video e riguardo, ho visto che hai fatto anche un video dove raccontavi che questa persona appunto aveva avuto dei problemi abbastanza seri. Sì, l'hanno arrestato. È stato arrestato in Germania, mi sembra, da qualche parte, appunto. Sì. E quando è uscito, tu hai detto che sei stata tu che sei andata lì a... Quindi voglio dire, comunque ti sei anche sbattuta, sei preso la... Non so come sei andata in auto, forse, non sono so. Sono andata allora... ti sei fatta un bel mazzo. Lo dico, cioè... Sì, sono andata... Allora, io sono andata in macchina a prenderlo, però, cioè, lo so che da fuori può sembrare una buona azione, ma in realtà... Era un modo per metterlo in debito con me, capito? Beh, E però quindi per quello sì io l'ho comunque fatto. il favore gliel'hai fatto, cioè nel senso che... Assolutamente sì. Infatti lui è in debito con me, si è comportato male, dopo questa cosa e quindi adesso siamo in guerra. Però io l'ho fatto per questo motivo, cioè, dico la verità, tanto mi ha già bloccata, quindi l'ho fatto per fare questa specie di manipolazione, cioè essere buona ai suoi occhi per poi ricevere in cambio praticamente la sua sottomissione, diciamo così, l'ho fatto per questo. Lui, comunque una persona intelligente, si è reso conto di ciò, secondo me, per quello che poi si è comportato male. Si è sentito stalkerato e braccato fuori di prigione, c'ero io a braccarlo, che c'era, se non me. E quindi secondo me lui l'ha capito perché lui è molto intelligente e poi si è ribellato e quindi adesso sono bloccata. Però alla fine lui sa che comunque l'unica persona che poi può salvarlo è la sua carnefice. Ma secondo te, così a sensazione, lui è innamorato di te o tu sei più innamorata tu di lui? No, adesso lui mi odia, però io e lui, siccome lui, secondo me, lui è un po' bipolare borderline, lui non è narcisista al 100%, secondo me, e lui mi odia, poi magari a volte torna sottomesso a fare lo zerbino, mia padrona, le mie palle sono tue, distruggimi, ecco, no? E quindi lui oscilla molto tra sentimenti di odio e sentimenti non di amore, ma di sottomissione. E dalla mia parte anch'io lo odio e lo amo. Cioè, io lo amo, ma lo distruggo nello stesso momento. Cioè, è una cosa molto strana. Cioè, per me la persona, l'amore della mia vita sarà la persona che io distruggo. Cioè, perché se no, se io non lo amassi, non gli farei del male. Ed è un pensiero che per le persone normali non è tanto normale, perché casomai è il contrario, no? Se ami una persona, ti fai del bene. Invece per me, se amo una persona, la amo così tanto da distruggergli la vita, capito? Fondamentalmente è questo, perché se no uno di cui non mi importa non è che mi metto lì a distruggergli la vita, c'ho altro da fare, no? Invece a lui gliela distruggo perché ho questo sentimento nei suoi confronti, però mi rendo conto che funziona al contrario rispetto alle persone normali. Però lui è anche una persona molto sfuggente, no? Che io, cioè, da quanto lei vedendo nei video, non mi sembra che ci sia una frequentazione, cioè sta da un'altra parte, si fa le sue cose. C'è stata anni fa e poi
diciamo che da quando io ho iniziato a fargli del male, perché ti ricordi che già anni fa feci la vendetta, da lì in poi sì, è stato più sfuggente secondo me perché è terrorizzato. E quindi, perché io poi sono, adesso gli ho tolto tutti i social. Ma come fai a togliere i social? Cosa ho sentito lì, cosa fai? E guarda, non so come ho fatto, neanche io come ho fatto, perché lui aveva il profilo verificato da 500.000 follower e i profili verificati, tipo anche il mio, siamo quasi immuni, ok? Perché siamo profili di personaggi pubblici. Io non so come ho fatto, ma mi sono così incazzata che gli ho mandato così tante segnalazioni da me, dai miei fan, che in 4 giorni è caduto il profilo, bannato. Vedere la rabbia narcisistica, e l'ho fatto perché lui Però mi ha anche lui chiuso, cioè. sul suo profilo posta delle cose che sono un po' fuori Sì, dalle. sicuramente anche quello ha aiutato, che lui, essendo un esibizionista patologico, ha postato delle cose un po' pesanti. Sì, che E probabilmente sono. però, insomma, però in 3 giorni, sinceramente, non pensavo. E lui lì se l'è presa nel culo, perché lui pensava la insulto, che tanto ho verificato, non mi bannano. E invece, bannato, se l'è proprio presa in culo con la sabbia del gatto. E lui non ha mai provato a restituirti il favore. No, lui non mi ha mai fatto del male. È a parte che quando è arrabbiato mi insulta o mi blocca, però lui non mi ha mai fatto nessun danno materiale, mai. Senti, invece ti volevo chiedere, questa tua carriera, diciamo, di cantante, no? Che fai le canzoni, e siccome sono titoli particolari, l'ultima era. Ricca stronza. E Poi ne hai fatto un'altra, Subumani, mi ricordo, dove c'era Subumano, c'era Sadopatica. Sadopatica, questi, diciamo, quindi con dei video, anche con delle storie, Sì. sono create da te, anche i testi, o come. Dipende dalla canzone. L'ultima, Ricca e stronza, non l'ho scritta io, ma me la sono fatta scrivere come la volevo io, cioè su quell'argomento lì, su quel tema lì. Della ricchezza, insomma. Sadopatica invece l'ho scritta io, quindi dipende un po' dalla canzone, dipende un po'. E invece tu che appunto pensi di essere narcisista, quindi abbiamo parlato del rapporto con gli uomini, poi approfondiremo magari anche un po', e con le donne invece, perché ho visto anche lì che alcune, diciamo, collaborazioni che facevi, insomma, poi ci sono stati dei litigi, mi ricordo che hai fatto dei video con Follettina, che poi forse non so neanche se è più. Vabbè, ma Follettina non è neanche una donna, è uno Vabbè. scherzo della natura. Cioè. Vabbè, però avete Quindi, un periodo in cui vi siete frequentati. no, Follettina l'ho palesemente usata per le visualizzazioni, cioè palesemente. Quindi non, cioè, non avrei mai potuto essere davvero amica di un caso umano del genere, ovviamente. Però in quel momento lei spopolava e quindi. Mi sono messa al caso umano nei video, ho fatto un sacco di visualizzazioni, quindi Amiche ovviamente hai? amiche, donne ne ho. Io ho una particolarità, tra l'altro, una cosa che lui, il tacchino, odia tantissimo, che le donne, diciamo che ho molto potere, io ho più potere sulle donne che sugli uomini, nel senso che sì, non è che si innamorano di me, però. Mi è capitato tantissime volte di donne che sono state soggiogate da me e quindi si sono, diciamo, donate, diciamo così, a me, tra cui anche fidanzatine, cose varie di lui, che gli ho rubato. Ah sì, ho visto anche un video su questo, cioè, cioè lui mi ha tradito, ma io gli ho Gli ho rubato. rubato la fidanzata. Sì, io mi ero fidanzata con la sua fidanzata. E io ho questo potere sulle donne, anche se io in realtà sono etero, però ho questo potere sulle donne. Non so neanche perché, non lo faccio apposta, però devo dire che mi amano le donne. Non so perché, giuro, non lo faccio apposta. È proprio una cosa, forse perché vedono una donna forte, in carriera, ricca, così. E quindi vogliono in un certo senso essere come me, no? E quindi mi vengono dietro.
Quindi è un seguito tra le donne, insomma. Sì, ho entrambi. Allora, su Instagram ho più uomini, perché sai che su Instagram metti le foto un po' così, quindi è normale abbia più uomini. E, mentre su TikTok ho 85% di donne su TikTok. Sì, su TikTok sì. Sì, su TikTok non si mettono cose sexy, perché TikTok bannano subito, infatti... Però ce ne sono, io vedo delle signore, diciamo, anche âgées, che fanno ballettini, tutte, insomma... Però sono a rischio di ban, perché sì. TikTok è severissimo su queste cose qui. Cioè, finché una è vestita, tipo come me, sono vestita carina, okay. Però se mi metto in mutande reggiseno, ban... E quindi sì, chiaramente su TikTok ho meno uomini che mi seguono, per fortuna, perché poi io non è che apprezzo molto il pubblico allupato, sinceramente, e ho molte donne. TikTok sono solo video in cui si parla, in cui ci si esprime di più, e io quando esprimo di più la mia personalità di solito attiro di più le donne. E come mai hai lasciato un po' da parte YouTube, perché non ti dava più soddisfazione? Come... Ma guarda, YouTube è solo un discorso di visualizzazioni, che da quando ci sono questi altri social sono calate in una maniera, almeno a me, non so a te come vada, però a me, io proprio ho visto un calo drastico rispetto a prima, e quindi per una narcisista è una sofferenza vedere che ci sono meno visualizzazioni, e quindi sono andata dove ce ne sono di più. E su TikTok ci sono dei video che fanno in un giorno, ti fanno 200.000, 300.000, sì. Invece qua 2.000. Infatti adesso sto ricominciando un po', però purtroppo YouTube, almeno per quanto mi riguarda, è proprio sceso. È probabilmente un target diverso, però probabilmente dà anche, forse la qualità magari un po'... Non lo so, adesso non so esattamente come avvengano queste cose. Perché ma sai cosa? Sì, ma secondo me su YouTube è un po' diverso, è meno immediato, perché io vedo anche i tuoi video, sì. Che magari subito ne hai poche, però sì, magari sì. Dopo 6 mesi ne hai 100. Sì. Continuano a vedere le persone, certo. Quindi è un po' diverso come meccanismo, invece TikTok ti dà tutto subito. Cioè se le fai subito. Sì, e sì, quindi sì. È più soddisfacente, ecco. Sì, perché io ho visto poi nel tempo, alla fine, tra tutti i video, più di 150 milioni, mi sembra, di visualizzazioni. Sì, che non sì, infatti, vanno più su con il tempo, sì, sì. Sì, sì, la crescita magari è più lenta, ma poi dipende. Sì, sì, sì. Ma invece, diciamo, il tuo rapporto con i media, hai fatto delle esperienze televisive, come vedi questo mondo, diciamo... Per un narcisista c'è spazio o non c'è spazio per una narcisista? Lì sono tutti narcisisti. Quindi sì, quello è stata un'esperienza molto bella. E mi sono divertita. E proprio lì è stato per me proprio una grande soddisfazione da un punto di vista proprio emotivo, diciamo. Il fatto di esibirmi di fronte a così tante persone in un solo momento, no? Come appunto la TV alla fine. Poi io ho fatto programmi seguitissimi come Ciao Darwin, che credo sia più seguito in Italia, perché quando c'è Ciao Darwin impazziscono tutti, ha tantissimi spettatori, quindi sono stata la star della serata, quindi sono stata contentissima. Poi ho fatto Le Iene, tra l'altro hanno dato servizio mio alle Iene una settimana fa. Che faceva Le Iene? Davo calci nelle palle, come sempre. Ah, già, ho fatto l'intervista, sì. Poi ho fatto Barbara D'Urso, e lì chiaramente tutti vanno per esibirsi, tutti sono narcisisti, cioè in generale i personaggi di spettacolo, non dico patologici, quello dipende dalla persona, però comunque tutti vanno lì per farsi vedere, e quindi... È un ambiente, diciamo, in cui sicuramente mi trovo a mio agio, sicuramente sì. Quindi, diciamo, un'esperienza che vuoi continuare? Cioè, che vuoi... Allora, diciamo che non dipende tanto da me, perché lì dipende quando ti chiamano. E io non ho mai, cioè,
alla fine ci sono i reality che però a me non piacciono. Fatto, però mi sembra giusto un reality la cosa, sì, una cosa orribile che forse mi hanno detto che esce adesso. E io non sto rispondendo al telefono perché non ne voglio sapere di quella merdata che ho fatto, sì. Perché era una cosa proprio che se tornassi indietro non rifarei. Però no, lì comunque ho avuto la conferma che io nei reality, perché io avendo, ricordiamoci i miei tratti psicopatici, avendo un odio per gli esseri umani, io veramente li ho odiati dal primo all'ultimo, li odiavo tutti. Quindi da lì ho capito non farò mai un reality, perché sono stata veramente malissimo, perché veramente cioè, avevo un odio totale per queste persone, una cosa tremenda. Mai realizzato nessun rapporto di amicizia in quel reality? Con Ma in realtà qualcuno, con qualcuno ho legato con le due o tre persone, ho legato un po' di più. E poi se le vai a prendere singolarmente, sono anche brave persone, non è quello, però tutti insieme, così, no, non fa per me, non fa per me. E quindi non è stata una bella esperienza, né per me né per loro con me, quindi. E, quindi in TV alla fine, quindi casting per reality non ne ho mai fatti, perché non ne voglio fare. Se mi fanno fare qualche ospitata, ancora ben volentieri, però ecco, reality e cose varie non fa proprio per me. Senti, il diva del tubo e i soldi, che rapporto hai con i soldi? Ah beh, quelli per me sono la cosa, insieme alla fama, la cosa più importante. Io ho sempre desiderato i soldi. Fin da piccola desideravo fare soldi, avere soldi, cioè è sempre stato un mio desiderio. E finalmente adesso, dopo molto impegno, guadagno molto molto bene e quindi insomma finalmente ho raggiunto i miei obiettivi. Ma cioè i soldi li usi, cioè li risparmi, li spendi, cosa ne fai? Allora ti dirò una cosa un po' strana. Quando ne guadagnavo meno, tipo quando guadagnavo poco, per poco intendo 5.000-6.000 al mese, io li spendevo tutti, cioè tutti li spendevo, no? Adesso che guadagno molto di più e vedo quindi i conti che lievitano, mi dispiace farli abbassare, perché è bello vederli che lievitano, no? E quindi, stranamente, adesso che guadagno di più e spendo comunque di più rispetto a prima, ma comunque non li spendo tutti, non li spendo tutti. E alla fine quindi spendo, però non rimango a fine mese che ho speso di tutto di più e quindi non ho più niente, ecco, cioè, diciamo che riesco a giostrarmeli. Ma li spendi, diciamo così, in investimenti, che ne so, case, auto? No, figurati, li spendo in vestiti di lusso, sì. In Versace, Gucci, ah. sì, no. No, investimenti non ne ho mai fatto, non credo di avere... Io sono brava a fare soldi, però non ho la mente di quello che investe. Ah. Io ho la mente poi per spenderli nelle marche di lusso. E non hai mai valutato di farti magari aiutare da qualche, che ne so, qualcuno che ti possa indirizzare come investirli invece... No, non lo so, forse non ho questo desiderio. Cioè, mi piace farli per spenderli nelle cose che mi piacciono. E non ho proprio una cosa che non mi è mai passata per la mente ah, di investirli. Non hai una mentalità, diciamo, come dire, di investitrice, insomma. Sì, no. Ho la mentalità di farli, però di investirli no, effettivamente. Beh, però per il futuro magari potrebbe essere Ah, un... beh, chissà, infatti, sì. Vedremo. Invece, però tu spendi soldi investiti, eccetera, ma è una vita sociale oppure stai più casalinga? Io, quello che ricordo dei video, mi sembra che non hai una grande No, vita. io non ho vita sociale, me ne sto per i fatti miei, perché io, come ti dicevo, odio l'umanità. Proprio io sono misantropa e quindi odio gli eventi pubblici. Cioè, figurati che tra 2 o 3 giorni si sposa mia madre e non vado.
Ma dai, forse non vedo i parenti che non vedo da anni. Facciamo gli auguri allora la mamma di... Sì, si chiama... facciamole gli auguri, però si non vado si perché io odio chiunque, odio l'essere umano. E quindi tutti questi eventi pubblici in cui ci sono persone, invitati, cose, io non mi presento e vado solo quando c'è qualcosa che magari riguarda me, per dire, no? Cioè, se mi devo esibire, allora va bene. Se devo essere in uno studio televisivo con il pubblico, sì, quello mi piace, però è una situazione diversa. Stare in mezzo alle persone alla pari, no. Quindi i vestiti che acquisti, gli oggetti, diciamo, li utilizzi più che altro per il web, diciamo? Sì, cioè... li uso per fare i video. Figurati che poi quando esco di casa esco sciatta, perché comunque ho un problema con la privacy, nel senso che mi riconoscono per strada. È una cosa che io odio. Tu sei un personaggio che non passi inosservato, quindi come dire... E quindi mi vesto sciatta proprio cercando di non farmi riconoscere e quindi no, li uso chiaramente per eventi a cui vado, comunque i rari, o se mi devo fare appunto spettacolo, televisione, così, allora lì comunque usi i tuoi vestiti, quindi devi averli, e per fare le foto, per fare i video, queste cose qua, sì sì. E invece, visto ancora una domanda, tu che fai appunto video fetish o comunque, diciamo, agganci maschi, diciamo, che hanno queste tendenze, no? Come nasce secondo te? Hai mai conosciuto, ad esempio, donne feticiste? Io questo l'ho chiesto a diverse psicologhe, e quali sono i feticismi che vanno per la maggiore, insomma? Guarda, le donne... più che che feticiste sono troie nel senso che quando sono pervertite lo sono magari però in senso che sono promiscue, cioè però che con tanti uomini sì, o comunque sono porche nella sessualità, però donne feticiste che leccano i piedi, no, o che si fanno prendere ammazzate, sinceramente ci sono, ma sono molto molto rare. So che ci sono perché ci sono, però sono veramente rarissime. Quindi secondo te diciamo, tra virgolette, il feticismo, possiamo dire così, femminile, è quello di essere promiscua, di fare sesso con una mentalità maschile, diciamo? Sì, secondo me, cioè, non è neanche un feticismo. Sì, non è un feticismo. I feticismi nelle donne sono veramente rari. E negli uomini invece quali sono? Cosa ti chiedono? Tu fai video, diciamo, o fai dirette? Cioè video già pre-registrati? Faccio video, sì. Io, come sai, faccio l'ipnosi. Sì, ah, giusto, sì, sì, sì. Sì, perché io prendo questa parte di pubblico che ama essere dominata mentalmente. E quindi chiedono quello a me perché sanno che io lo faccio, se no normalmente sai i piedi, le solite robe alla fine. Però non è... Ma c'è un po' di tutto, ti dirò, c'è un po' di non tutto. È un'interazione diretta con diciamo con le persone, cioè diretta nel senso live, cioè lo fai il video, no, l'ho fatto per un periodo, anni fa facevo le cam su Skype con pervertiti vari, ma sempre di dominazione. Poi quando... però non mi piaceva, perché a me l'interazione non piace, l'interazione con l'altra persona. Quindi quando ho iniziato a guadagnare tanto con altre cose, poi diciamo che i miei guadagni sono saliti da quando c'ho OnlyFans. Da lì ho smesso di fare le cam e adesso poi mi capita magari... con l'affezionato, però me le faccio pagare tantissimo, cioè una videochiamata di 10 minuti la faccio pagare almeno 200. 10 minuti, ma perché proprio odiando tutti, e torniamo sempre lì, non mi piace neanche interagire. Quindi OnlyFans come funziona come piattaforma? Allora, su OnlyFans si fa nudo praticamente,
quindi si postano foto di nudo, io posto foto tipo in topless, sì, foto o video. Io posto cose un po' più sexy, un po' in topless, quelle cose che su Instagram magari sono troppo e le bannano, le posto su OnlyFans. Poi in privato chi vuole il nudo integrale, ovviamente il nudo integrale 500 euro. E quindi magari faccio il video privato a quei prezzi, e capito perché faccio soldi. E quindi sono persone disposte a pagare 500 euro sì. Per insomma. Nonostante sì. Ovviamente oggi il web, cioè la pornografia, cioè è diffusa gratuitamente anche, come dire, cose sì. Pesanti. Però OnlyFans, lo dice il nome, si iscrivono i tuoi fans. E un fan è disposto a pagare 500 euro per vedere nuda la sua idola, no? Cioè, che non è come vedere un'altra persona a caso sui siti gratuiti. Io vedo anche sì. Poi i commenti che hai sotto i tuoi video YouTube, ogni tanto mi è capitato di guardare, e diciamo ci sono due categorie, quelli che ti amano e quelli che ti odiano, non c'è una via di mezzo, diciamo, tra i tuoi. Come ti spieghi questa cosa? Ma penso che sia normale quando si è un personaggio un po' estremo come me, che ci siano degli odiatori, diciamo così. Poi ci sono anche gli invidiosi, diciamo è un po', in realtà un po' per tutti, quando, soprattutto quando magari si rendono conto che tu hai fatto successo, che hai soldi di qua e di là, allora odiano di brutto. Però io so che mi avevi raccontato un tempo che anche tu però hai avuto una sorta di stalker che ti perseguitava, mi ricordo. Sì, Italo. No, ma io tra l'altro apprezzavo quello stalking, a me non dà fastidio avere uno che mi stalkera, che mi minaccia così, cioè, a me non mi fa né caldo né freddo perché non ho nessun fastidio, però questo era divertente perché praticamente lui, questo evidentemente era schizofrenico o qualcosa del genere, lui pensava che io fossi la sua ex cubana che si era cambiata i connotati ed era diventata la diva del tubo, quindi lui mi perseguitava come si perseguita una ex, solo che io non ero la sua ex davvero, cioè lui pensava che fossi la sua ex in versione come se io dico: Massimo, tu sei il tacchino che ti sei cambiato i connotati. E allora io mi ci divertivo perché registravo le chiamate, le mettevo su YouTube. Quindi un giorno mi ha scritto la sua vera ragazza, cioè la sua vera ex, ma quella che sono io, esisto, sono quella vera, lascialo stare perché è completamente pazzo. E quindi mi fa: lascialo perdere, non gli dar corda. Ovviamente io non ho continuato comunque così. Poi è sparito, credo l'abbiano arrestato perché era uscita la notizia che aveva picchiato un poliziotto, così. Quindi so che l'hanno arrestato. Comunque è uno violento questo qui. Vabbè, quindi te però non spaventava. No, 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 zero. Zero, io mi diverto in queste situazioni. L'ultima cosa, che è anche una domanda che ho fatto a una psicanalista, del perché gli uomini si fanno tirare calci, insomma, nei gioielli di famiglia, anche violente. Lei mi ha tirato fuori tutta giustamente una teoria legata al masochismo, al rapporto con la madre, eccetera. Ah, ok, ma poi mandamelo che vado a vedermelo, che sono curiosa di sapere. E quindi mi chiedi perché, beh, credo di Sì. saperne meno della psicologa in questo Però tu lo pratichi questo, a te piace farlo o lo fai perché per quello? Allora, tutta questa storia del ball busting è stata una enorme manipolazione per manipolare il tacchino che fa ball busting. Che lui va di questa cosa qua. Quindi tu ti sei infiltrata in quel mondo lì per quello? Sì. Io sono molto camaleonte, cioè se ho in mente una persona, io, questa è una cosa degli psicopatici, tra l'altro, io mi travesto da donna ideale. Ho capito.
E quindi io ho praticato il ball busting, ne parlo ancora adesso, ho fatto la TV, ma era tutto un modo per... Poi comprate le scarpe con i chioli, le punte... Sì, ma era tutta una messa in scena. Ovviamente a me non, cioè, non mi piace, nel senso, è divertente, è una cosa carina, una cosa divertente, prendere a calci nelle palle, però non è la mia passione, diciamo così. Però diciamo che non... schifo non fa, voglio dire, cioè, qualsiasi donna penso si diverte a dare calci nelle palle, quindi insomma mi è andata anche di lusso. E chiaramente rispetto, secondo me, agli altri feticismi, lo trovo comunque molto interessante, perché si va proprio a distruggere la virilità del maschio. E è una cosa che a me piace, io essendo sadica, cioè mi piace sia l'idea di provocare dolore, sia l'idea di andare a distruggere simbolicamente la virilità dell'uomo e renderlo quindi un verme, no? Quindi ci sta, è una cosa che comunque si confà, diciamo, alla mia personalità. Però non sono un'appassionata, io, ma neanche di BDSM, cioè io il fetish, quelle cose lì, le pratico solo perché sono soldi facili. E ti pagano, ok. Sì. Però non ho una passione in queste pratiche, in realtà è tutta finzione, diciamo. Senti, invece so che però è una passione per i gatti. Sì, i gatti mi piacciono molto, sì. Narciso, il tuo gatto c'è sempre? È da mio papà. È la tua papà, ok. Sì, è da mio papà, c'è sempre. Sì, perché io viaggiando così lo lascio lì, perché... però sì, i gatti li adoro, sì. Bene, bene. Beh, abbiamo fatto una bella chiacchierata con la nostra Alice. Sì, dai, mi ha fatto molto piacere. Qualche piacere. Progetto che vuoi dirci per il futuro immediato che puoi dire? Guarda, in realtà ora come ora non ho nessun progetto, ma sto pensando a qualche viaggio eventualmente da fare, però per ora non ho, perché io sono una che non faccio progetti a lungo termine. Se mi viene in mente una cosa da fare, il giorno dopo l'ho già fatta. Non faccio neanche in tempo a pensarla, che già l'ho fatta, quindi lo scoprirete sul momento, perché però in questo momento non ho niente di particolare che bolle in pentola, ecco. Senti, invece con il tacchino come prevedi l'evoluzione di questa, chiamiamola, love story, insomma? Allora, il tacchino minaccia di suicidarsi già da un po', quindi stiamo aspettando l'evento, ecco. Sono in Però attesa, vediamo, viene evitare, vediamo se... se no perdi l'oggetto di desiderio. No, io spero che non lo faccia, spero di no, però lui ha detto che lo faceva entro 2 mesi, me l'ha detto un mese e mezzo fa, quindi siamo lì, insomma. Quindi io ho detto, beh, attendiamo l'evento, gli ho solo detto, prima tagliati le palle e spediscimele, perché mi sembra giusto che sia io a tenere le sue palle. Sì, perché anche lì, diciamo, io ho visto che, cioè, ha avuto dei meccanismi autosabotatori, perché all'inizio era partito anche bene, diciamo, no? Faceva delle... Infatti questa è una cosa, potrebbe essere interessante anche per te che tratti questi temi. Lui è proprio un autosabotatore, un autodecoglionatore. E non so perché lo Si faccia, se lo sa. autodistrugge da solo. Beh, ma... Beh, anche il fatto, cioè se ci pensi, anche il fatto che io ero in pace con lui, l'ho aiutato a uscire dal carcere, tutte queste cose, e lui mi ha attaccata. Lui lo sa che se si ribella a me io lo distruggo, quindi in realtà è un'autodistruzione, no? Cioè sapeva che perdeva Instagram, eppure lui lo fa. È strano, no? Chissà, non so da cosa dipendano questi meccanismi. Strano, sì. Sì, lì comunque anche, beh, sono anche collegati al fatto della pratica che gli piace del ball busting, ad esempio. Quelli sono meccanismi masochistici legati a Sì, esatto. Invece... fare un percorso per uscire fuori un po' da queste cose, insomma. Poi la droga, anche la droga è un meccanismo di autodistruzione. Invece io sono sadica e io tendo a distruggere, cioè proprio godo nelle disgrazie, nella distruzione degli altri.
Bene, bene, mi sono piaciuta questa chiacchierata. Comunque seguitela, la diva del pub, Alicia, su YouTube, il link lo metto qua sotto, ma anche su Instagram, TikTok, insomma, perché da anche sempre... A me ha fatto molto piacere, Massimo. Dai, speriamo di fare ancora qualche video, dato che c'è Skype. Certo, certo. Se vuoi, quando vuoi, me lo dici. Ma con piacere. Volentieri. Con piacere. Bene, quindi un saluto, grazie Alicia e seguite la diva del tubo! Grazie Massimo, un saluto a tutti e un bacio, ciao! Alicia, ciao ciao!